Buongiorno, signore. Preval. Piacere. Barois. Piacere. Questa è una lettera della direzione, a lei diretta, e che inutile spiega... Inutile spiegare, tempo perso. Preval, venga con me. Ma è sempre così cordiale? Di che si lamenta? Le ha anche stretto la mano. E le ha detto buongiorno chiamandola signore. Cosa rara. Sì, ingegnere. Signor Hugo, si accomodi. Suppongo che lei conosca il contenuto della lettera e il motivo per cui esigono che vada a Parigi. Dalla descrizione che mi viene fatta delle sue capacità e dalle funzioni che di colpo le hanno attribuito, vedo che è solidamente appoggiato. Ma ingegnere? Lo so. Primo alla scuola delle miniere. Qui c'è un'altra scuola. Per me, che tagliandiere rimanga o no, che volete che mi importi? Neanche a me. Sapete che non ha più messo piede in Europa da 27 anni? Non ha messo piede in Europa, d'accordo, ma è stato un po' dappertutto. Africa, Giappone, Cina, Stati Uniti. Un giorno mi disse, l'Europa per me è il passato, non si torna più indietro. Non accetterò mai, mai, ha capito? Non sembra troppo contento, vero? Che cosa rappresentano le cifre quando sono rilevate ai margini della realtà? Si fa presto a criticare da lontano. Qualunque sia il metodo adottato, le perforazioni numero 51 e 53 saranno sempre inutili e onerose. Infatti il centro da giacimento non è in questo settore, ma molto più a noi. Lei vorrebbe sospendere le perforazioni in corso? Senza esitazioni. La direzione ignora queste circostanze. La direzione ignora. E i miei rapporti, allora, chi li ha letti? Quei signori vogliono vedermi? Mi sentiranno anche. Parlerò così forte che mi capiranno, glielo garantisco. Attenzione, attenzione, è in arrivo sul campo un apparecchio della Air France Volo 153 proveniente da Teheran, Beirut, Roma. L'aereo atterrerà sulla pista numero 3. Attenzione, attenzione, è in arrivo sul campo un apparecchio della Air France Volo 153 proveniente da Teheran, Beirut, Roma. Meno male che abbiamo fatto presto, non aveva niente da dichiarare. In genere quando si ritorna di laggiù si hanno sempre dei ricordi nelle valigie per la famiglia, per gli amici. E se lei mi permette l'accompagno subito alla sede della compagnia. Il direttore generale tiene a parlare con lei prima della riunione del consiglio di amministrazione. Loro signori hanno senza dubbio giudicato i risultati senza tener conto degli ordini che mi erano stati dati. In questa zona... Le perforazioni avevano rilevato la presenza di petrolio grezzo. Dopo altri sondaggi accertai e comunicai che la falda produttrice si trovava molto più a nord dell'attuale campo. Invece ricevetti l'ordine di proseguire le perforazioni a sud. Vorrei comunicare i risultati delle perforazioni di saggio eseguite a nord. Mio caro Tayandi, è tardi. Io ho degli ospiti a pranzo. Vorrei poter arrivare a casa mia prima che se ne sia andati. Io non ho mai lasciato il lavoro per andare a un pranzo o a un festeggiamento. A Marfa le mie giornate finivano alle 10 di sera. Domani ascolteremo con molto interesse il seguito e penso alla fine della sua relazione. E affronteremo la questione che ha motivato la sua convocazione a Parigi e le difficoltà con il governo del paese dove si trovano i nostri impianti. Posso accompagnarla in albergo con la macchina? No, ho bisogno di aria, da solo. Allora, buonasera, signor Tayandi. Thank you.
1918. Massinici. Nella Champagne. Settimane e settimane, questo paese era devastato. Eppure bisognava che degli uomini ci stessero. E noi ci siamo stati. Thierry, Galdou, Leflon, Taillandier. Eravamo in quattro. Avevamo il compito della posa, della sorveglianza e della manutenzione delle linee telefoniche fra i posti di osservazione. Vivevamo prima della peste. Cosa sola con la terra. Eravamo convinti che il fatto di essere in quattro e solamente in quattro ci portava fortuna e ci avrebbe sempre portato fortuna. Questo sentimento irragionevole, questa strana superstizione, ci aiutava a vincere la paura e ci permetteva di affrontare con confidenza i pericoli del domani. La sorte sembrava proteggerci. Alla fine di ogni missione avevamo la gioia, oltre che la sorpresa, di ritrovarci salvi tutti e quattro. Una sola idea, una sola speranza. Partire in licenza tutti e quattro. Meno male che partiamo tutti e quattro, così almeno saremo più tranquilli, no? Un giorno dovete venire tutti a casa mia. Si sta bene, c'è calma, tanti fiori. Oh, ah, i fiori. Fiori, oh, altro che fiori. Dovrò lavorare più che qui. Arriverò in tempo per la mietitura. Sì, signori, nel podere le donne non ce la fanno, non ce la fanno più. Se la guerra dura, per la campagna è un disastro. Beh, io penso alle donne. Tanto al lavoro ci pensi tu. Mi già. Piace molto tirare sul morale della popolazione, soprattutto quando è giù in questo modo. Ma come le vuoi sposare tutte e due? Sposare? Ma non vaneggi, no? Vaneggi. Già, il mio vecchione. Vecchione, vecchione. Certo, se preferisci il potere alle belle figliole. Oh, non dire bestialità. Piuttosto, non mi sembra che il cambio si faccia aspettare troppo? Andate a vedere, ragazzi, vi raggiungo. Mi sono seccato di venire tutti i giorni fin quassù. E allora questo cambio? Ah, ti dirò che è meglio che te ne scordi. E perché? Che c'è? È che se ne infischiano di noi, ecco. E ci fanno marcire qui. I permessi sono tutti sospesi fino al nuovo ordine. Accidenti, hai sentito? E allora reclamate allo Stato Maggiore. Intanto ecco un nuovo inquilino, il riservista Marimont. Galdou. Leflon. Taillandier. Caporale Thierry. Piacere. Se vuoi sistemarti, vieni qua. Sì, chi è quello là? Ma credo un pezzo grosso della vita civile, un consigliere o qualcosa di simile, non so. E perché viene qui? Viene a sfotterci, non ti pare? Affari suoi. Uova. Salute. Salute. Avvertimmo tutti e quattro il disagio creato dall'arrivo di Marimont. Accidenti. Questo è vicino. Il suo arrivo rompeva un equilibrio. Era tutto da rifare. Oh, stanno aggiustando il tiro. Pare anche a me. Quanti anni hai? 45 anni. E l'hai chiesto tu di venire al fronte? Sì. Qui ne troveresti più di uno volontario per andare lì, da dove vieni tu. E perché hai chiesto di venire al fronte? Leflon, Taillandier. È il vostro turno. Ecco. Grazie. Non so capire come uno che potrebbe stare al caldo sotto le coperte venga a marcire qui. Gli avrà montato la testa Barès. Barès? Sì, un grande scrittore, volontario anche lui dal primo giorno. Purtroppo c'è rimasto. Si offriva sempre volontario nelle missioni più pericolose. Riteneva che la sua vita avesse meno importanza della nostra. Sembrava che facesse di tutto per sfidare la morte.
Il suo disprezzo per il pericolo aveva qualcosa di commovente, qualcosa di superiore. Quando una relativa calma lo permetteva, egli si rifugiava in un angolo del ricovero e lì passava ore intere a scrivere. Mi ritiro a gran velocità prima che si provino a fare un barilotto. Ehi, aspetta un momento, c'è ancora una lettera per te. Sì, ma con rispetto. Ehi, Marimon, brigati a finire la lettera. Il resto lo direi a tua moglie quest'altra volta, perché quello ha fretta di andarsene. E lasciala andare. Non ho alcuna lettera da dargli. E allora che scrivi su tutti quei fogli? Il mio diario. Sei giornalista, forse? No. Ma scrivo ogni giorno ciò che vedo e che penso. Sei qui, Gadu? Sì. Va, vediamo se ci lasciano mangiare. Allora scrivi tutto quello che vedi e quello che succede. Sì, provo. E parli dei compagni. Parli di me. Ah, certamente. Figuriamoci. E questi fogli un giorno saranno un libro. Già. Mia moglie ne sarà fiera. Te lo dico io. Anche tu sei sposato, eh? L'ho capito. Sì. Quanti anni hai? 25 anni. E tua moglie? 23. Immagina di avere 20 anni più di tua moglie. Oh, niente di male. Ma supponi che se tu le parli del tuo lavoro, lei si annoi. Tu te ne accorgi. E non sai cosa fare. Lei è bella. Tu senti di amare una cosa irraggiungibile. Capisci che questo non può cambiare. E comunque cerchi, non troverai mai. E ti ossessioni. Allora un bel giorno ti dici, la guerra potrebbe cambiare molte cose. Chissà, se ritornerò, potrà vedermi diversamente. E forse anche tu sarai cambiato. Quando ci si sposa tutto è bello, eh? Ma poi tutta la vita è complicata dall'egoismo dei ricchi, dai trucchi di quelli che hanno tempo da perdere. Dammi a sentire, ti alzi tutte le mattine alle 5, sgobbi durante tutta la giornata, la sera poi quando torni scocciato, affaticato, sfinito, devi governare le bestie. E allora ti giuro che non hai certo voglia di immaginare, come dici. Va, credi a me. Ehi, andate a riposare. Tocca a noi. Occorre un volontario. Una granata ha interrotto la linea telefonica dell'osservatorio. Io sono volontario. Ma lui non è pratico. Posso andare anche io, no? Oppure io, tu o lui. Ho detto un volontario. Via, vieni con me, Tajani, andiamo. Un ufficiale aveva incaricato una pattuglia di simulare un attacco per scoprire le postazioni delle mitragliatrici nemiche.
agonizzava. I suoi lamenti provenivano da oltre il reticolato. Non c'era niente da fare, purtroppo. I tedeschi erano a 100 metri e il terreno era scoperto. Marimon soffriva più di noi. La sua sensibilità si ribellava contro le crudeltà della guerra. La nostra inazione gli sembrava mostruosa. Più volte gli impedimmo di andare verso un sicuro suicidio. Bisogna andare, ora che è notte. Non ci sono più scuse per lasciarlo morire come un cane. Ma vuoi star zitto? Turati le orecchie e resta qui. Non agitarti tanto. Su, gioca. Che bel gusto vuole rimettere la pelle per recuperare uno che ti morirà poco dopo tra le braccia. Commettiamo, tocca a me giocare? Sì. Stavo pensando se... E andiamo. Lasciatemi pensare. Ecco qua. Ci voleva tanto. Cosa gioco se non ho carte? Fermati, Marimon! Quando lo raggiunse era tardi. Aveva rischiato la vita per niente. Ritorna. Mi pare che strisci con fatica. Cosa? Sarà ferito? Non ce la fa più. Guarda. Io vado. Sei pazzo, resta qui. Resta qui, colpo. Presto, alla mitragliatrice. Peso verso le linee. Con un estremo sforzo riuscii a farlo scivolare nella nostra trincea. Stavo per saltarci anch'io quando una granata scoppiò vicino a lui. Lo devo a te se sono ancora in vita. Ora mi sembra quasi più preziosa. Grazie. Non lo scorderò mai. Mai più. Su, ragazzi, su. Così erano di nuovo in quattro. La legge dei quattro tornava ancora a proteggerli. Fui inviato all'ospedale della Val de Grasse.
L'estate cominciava. Tutto era bello. Mi si permetteva di uscire nel giardino dell'ospedale. Non bisogna illudersi se ci mandano via qualche giorno prima. Hanno bisogno di letti. Per me la guerra è finita. Sono contento. Sei contento? Sì, proprio così. Ce ne sono tanti lassù che cambierebbero volentieri con me. Come vedi, sono fortunato. Oi, quella là è meglio della contessa che venne ieri a trovarci. Augusto Cont 5 è il suo indirizzo? Sì, è quello di mio zio. Passerò la licenza da lui. Grazie. Ehi, guardi, c'è un errore. C'è scritto 15 giorni, ma il medico mi ha dato 3 settimane. Tutte le licenze sono state ridotte. È lassù che hanno bisogno di uomini, mica qui. Oh, scusi, signora. Imbecille, un po' più d'attenzione. È mia la colpa, scusi. Non facciamo aspettare i nostri feriti. Credevo di averle fatto capire che era proprio inutile. Lei sta perdendo il suo tempo. Attenzione, non muovetevi. Voi siete la più bella coppia della giornata. Se fossero tutte così, io sarei felice perché lavorerei più volentieri. Ebbene, siete fermati per la vita. Ecco, il mio recapito. Mi comportavo come un collegiale. Me ne rendo conto oggi. Ma c'era la guerra. Quale donna si sarebbe permessa di schiaffeggiare un soldato, un ferito? Il giardiniere aveva l'aria di conoscerla. Mi dette delle informazioni. Veniva quasi tutti i giorni ad ammirare i suoi fiori. E quel che più mi importava, ci veniva sola. Ma come, Giacomo? Tu esci dall'ospedale e non mi dici niente. Chi altri poteva aspettarti se non il tuo vecchio zio? Oh, che bel soldato che sei. Sono fiero di te. Ti ricordi quando ti facevo recitare? Tu sarai soldato, caro piccolo. Sai, stavo lavorando con un amico. Colonnello? Colonnello, ti presento mio nipote. Il tesoro della famiglia. Colonnello Brugnois. Nei quadri della riserva. Il colonnello ed io stavamo studiando le svariate possibilità che offre la situazione. Continua, continua, colonnello. Mio nipote sarà il primo a interessarsi della cosa. Ah no, per favore, parliamo d'altro. Come mentre tutto sta per decidersi dovremmo parlare d'altro? No, pensiamo alla guerra, pensiamo alla guerra. È il primo dovere. Io so da buona fonte che l'attacco decisivo partirà dal centro verso Soissons et Laon. E lì è la salute. Enorme preparazione d'artiglieria. Rottura del fronte e quindi offensiva ininterrotta. Vedrai, mio piccolo, che se stavolta si marcerà col cuore saranno tagliati a pezzi, schiacciati, polverizzati. E per noi saranno rose e fiori, eh? Non sarei certo tu a fare del dispottismo. Il nipote di tuo zio. Sono zoppo e tu sai perché. Tu sai che ho dato un ginocchio alla Francia quando abbiamo caricato noi corazzieri. Sì, caro zio, lo so bene. E ciò che disse di noi il re di Francia, tu lo sai bene. Ah, che valorosi. Esattamente. Se in questa guerra non si fosse commesso il tragico errore di interrarsi, di affossarsi, e se non si fosse soprattutto trascurata, dissolta l'élite e la gloria dell'esercito francese, i bei reggimenti di cavalleria, la guerra non sarebbe durata tanto. Nel 1870 c'era una cavalleria. Il risultato finale non fu però, direi, eccessivamente soddisfacente. Perché c'era poca cavalleria. Al lavoro, colonnello. Non avevano che una preoccupazione. La guerra e ancora la guerra. Io però non intendevo sciupare i miei poveri 15 giorni di licenza a studiare piani strategici. Avevo molto di meglio da fare. La mia bella sconosciuta mi appassionava molto di più. E non facevo che pensare a lei. Il suo atteggiamento non era troppo incoraggiante, ma era proprio questo che la rendeva ancora più attraente.
Il giorno dopo mi piazzai di nuovo a Lussemburgo sperando di vederla. Il secondo giorno restai di guardia tutto il pomeriggio davanti alla Val de Grâce. Il terzo giorno, non sapendo più che fare, interrogai di nuovo il giardiniere. Non l'aveva più vista. Tutto a un tratto, eccola. Come sono felice, signora, che il caso mi permetta... spero che le opere d'arte non la lascino indifferente. Perciò ho comprato queste qui per lei. Il primo gesto è sempre impulsivo e per questo che poi lo si rimpiange. Così mi sono provveduto di un'altra opera d'arte. Questo gioco può piacere a lei, ma a me no. L'ho fatto male. Oh, non è niente, è la ferita. Molto male? No, un po'. Come mai è stato ferito? Per uno sconsigliato. Fortunatamente i soldati tirano male, tirano molto male. Se sparassero bene come nelle esercitazioni e se i generali fossero brillanti come nelle manovre, tutte le guerre finirebbero in un baleno. Benedicevo la mia ferita. Aveva creato un ponte fra di noi. Ci aveva avvicinati. Elena, Giacomo, i nostri due nomi si rispondevano, si accordavano. Non ci chiedevamo nulla. Io scherzavo, cercavo di divertirla, di farla ridere, di farla partecipare alla mia gioia di vita. Tutte le volte che le parlavo d'amore, il suo volto assumeva una strana espressione di severità. E anche di sofferenza. No, non faccia così, la prego. È divertente, non è vero, uscire con un ferito e distrarlo un po'. Farà certo parte della sua missione. Un piccolo supplemento al lavoro dell'ospedale, ma niente di più. Crede forse che abbia fatto lo stesso anche con altri feriti? È la prima volta. E mai lo avrei pensato. Sono ancora sorpresa di essere venuta qui con lei. Le chiedo perdono. Giacomo. Elena. Mi sia amico, un sincero amico. Se non mi pentirei di essere qui, me ne pentirei. Non mi parli di amicizia. Non vivrei senza di lei. Io ti amo. No, non voglio. No, io non devo. Giacomo, ti prego. Mi ricordai a un tratto di un piccolo chalet che Thierry possedeva ad Anguin e dove mi aveva offerto di passare la convalescenza. Feci capire ad Elena che mi sentivo spossato per la passeggiata e la convinsi ad accompagnarmi. Volevo riposarmi un po'. Simpatizzai subito col guardiano. Ci aveva presi per marito e moglie. E sia lei che io glielo lasciammo credere. Ho colto qualche fiore per la sua signora.
Hai preso proprio i più belli. Così qualcuno li gode. Sono sicuro che il signor Thierry non ritornerà prima che siano appassiti. Sì. C'è calma qui, eh? Non pare che ci sia la guerra. Ecco fatto, una cosa di meno da mangiare. Mio caro, bisogna che io ti faccia una prima confessione. Dimmi. Orrore della cucina. Non so proprio come fare. E perché non hai ceduto lo scettro alla signora Ravan? Perché voglio averti tutto per me sola. E non voglio che ci siano altri ad occuparsi di te. Non senti niente? Oh! Hai dimenticato un dettaglio. Il burro. Ah, sì, è vero. Ma è colpa tua. Quando sei qui non vedo che te. Non esiste più niente. Perdita di sonno, deformazioni visuali caratterizzate. La diagnosi si riassume in una parola. Io t'amo. È una parola nuova per me. Io t'amo. Osa appena pronunziarla. Mi intimidisce. Ti amo. Vorrei tanto poter credere che anche tu la pronunci per la prima volta. Mai sono stato così ben curato. Non posso crederlo. È la prima volta nella vita che faccio una fasciatura. Hai tutte le doti. No, stai buono, ti devo fasciare. Oh, ti ho fatto male. Lo vedi che non sono pratica. Non è questo che conta. Quando penso a tutta la felicità perduta. Se avessi potuto conoscerti prima. Siamo senza notizie del piccolo. Oh, non vi preoccupate, il fronte si sposta continuamente. Dovrebbero avere un postino con le ali. Ieri i nostri vicini hanno ricevuto una lettera. Forse il loro figlio è nel settore del vostro? Oh no. E allora ho ragione io. Sì, ma con le offensive e le controffensive, sa, non siamo tranquilli. Pensare quanto ho penato per tirarlo su quel ragazzo. Non me lo visitarono nemmeno. Abile, dissero. Me l'ammazzeranno. Via questi pensieracci, su, non si preoccupi. Però si sta meglio qui che lassù, signor Tagliandier? Ho ancora 5 ricchi giorni davanti a me. Scusatemi. Non parlare di certe cose davanti alla signora Tagliandier. Elena! Elena!
Non piangere, Elena. Non voglio vederti così. Ti supplico, amor mio. Ti amo. Perché questa guerra? Perché? Oh, Giacomo, se ti perdessi, sarebbe la fine per me. La fine. No, no, amor mio, perché oggi sono io di corvée. Preparo io e tu stai a guardare. Giacomo. Tesoro. Ho bisogno di parlarti. Solo con te sono stata felice. Quando penso al passato, alla vita trascorsa. Non pensarci. Io voglio che tu sappia la verità. Nulla deve restare nascosto fra noi. Ma, amor mio, non c'è nulla da nascondere. Oh, non parlare, ti prego. Non mi è facile dirti. Io sono sposata ad un uomo che ammiro e che stimerò sempre. Mi ha dato il suo nome, la sua posizione, la sua fortuna, ma niente altro. Da quando ti conosco sento ancor più ciò che mi mancava. Quel matrimonio è stato un errore. Anche lui l'ha capito, ma né lui né io potevamo farci niente. Quando decise di arruolarsi cercai di impedirglielo. E invece partì. Ho cominciato a vivere sola. Non volevo vedere nessuno all'infuori dei feriti di guerra. E poi sei venuto tu. Me ne vuoi? È tua la colpa. È nostra la colpa. Non voglio che tu sia geloso. Bisognava che te ne parlassi perché forse avrai visto il suo nome sui giornali o nei libri. Si chiama Camillo Marimont. Marimont. Perché Marimont? Perché proprio lui? Dovevo dire la verità ad Elena. Dovevo svelarle tutto. Dovevo farla soffrire. Non cessavo di farmi tutte queste domande. Ma non sapevo prendere una decisione. E poi non mi restavano che 3 giorni. 3 giorni prima di tornare al fronte. Chissà. I miei 3 ultimi giorni di felicità.
Esitai lungamente. Egoismo, forse vigliaccheria. Il mio amore finì per trionfare su tutti gli scrupoli. Elena? Di dove vieni? Dimmi la verità. C'è un'altra donna nella tua vita, vero? Abbi il coraggio di dirlo. Io odio la menzogna. Non potrò mai sopportare che tu mentisca. Non sei più lo stesso da 2 giorni. Mi nascondi qualcosa. Perché? Tu pensi che sono esagerata, non è così? È vero. Ti do tutto. E voglio tutto. Giacomo, senti cosa ti dico. Comprendi cosa ti dico. Ma parla! Parla! Te ne supplico, non farmi stare così. Parla! Signor Tagliandier, ecco qua la lettera. Il piccolo è vivo ed il morale è alto, sa? Lei aveva ragione, signor Tagliandier. Era la posta che faceva ritardo. Scusateci, ma siamo tutti contenti. Ah, si torna a vivere. Certo, l'altro giorno vi abbiamo annoiati fin troppo con i nostri piagnistei. Siamo venuti a scusarci. Ecco. Scusateci. Io non voglio che tu parta. Giacomo, non ti farò partire. Oh, no, non partire. Giacomo. Tornammo a Parigi. Dovevo partire la sera stessa. Volevo anche salutare mio zio. Ci andai più tardi. Così il signorino viene qui 5 minuti prima di partire. Chissà che pasticci avrai combinato, Ganimede? No, non voglio sapere, sono stato soldato anch'io. Le donne. Bastava presentarsi così. Io venni, vidi e vinsi. Non c'era che da chinarsi per raccogliere, qualche volta non le raccoglievamo nemmeno. Ma bando alle galanterie, questa è l'ora dei francesi. Il riposo aspetta il guerriero, ma l'azione del guerriero vale di più. Spero che tu avrai seguito le operazioni con tutta l'attenzione che meritano. Noi attacchiamo, avremo dei comunicati da mettere sotto i denti. Conosci gli ultimi successi? Noi occupiamo Soissons, Ferré, Villeterdenois. Avrete certo rimpianto di non essere presente alla controffensiva? Oh, avrò modo di riprendere il tempo perduto. Vieni, guarda le carte. Bisogna che un soldato abbia le idee chiare sul senso dell'azione alla quale partecipa. Agire prima, comprendere poi. Questi sono i principi che fanno le buone armate. Un francese deve vivere per questo. Per questo un francese deve morire. Ah, dimenticavo. È arrivata giorni fa una lettera e un pacchetto per te. Tieni. L'obiettivo della prima armata è chiaro. Conquistare Amiens e la ferrovia Parigi-Amiens. Rigettare il nemico tra la Somme e Havre. Ma perché hanno segnato un tempo d'arresto? Tu mi dirai perché le truppe sono stanche. Ed è giustamente quello che mi aspettavo da te per farti modestamente notare a qual punto gli avvenimenti mi danno ragione. È il momento di rimpiangere i bravi, i bei reggimenti di cavalleria. La fanteria batte il nemico, la cavalleria lo insegue. Ecco la più felice combinazione. Io non vedevo più niente. Tutto girava intorno a me. Le parole della lettera di Thierry mi danzavano davanti agli occhi. Conoscendo l'amicizia che era sorta fra te e Marimont, abbiamo pensato che faresti bene ad andare da sua moglie prima che le giunga la comunicazione ufficiale. Tu potrai darle la triste notizia con meno brutalità. La scossa sarà certo meno grave. Mi sentii preso dalla vertigine, dalla nausea. Il mio silenzio non era servito a niente. Bisognava parlare ad Elena. Bisognava chiarire. Ma come? Oh.
Perché sei venuto? Non potevi più aspettare. Ma che hai? È accaduta una cosa tremenda. Spaventevole, non so come fare. Cos'è? Cos'è? Parla. Marimò è morto. Come l'hai saputo? E non hai detto niente. Era tuo amico. Tuo amico. Hai mai potuto amare? No. Tu non hai potuto fare questo. Mi pare impossibile. Non puoi aver agito così. Non avresti potuto mentire in questo modo. Ascolta. Sta zitto! Per dei giorni e delle notti hai conservato il più odioso dei silenzi. Io la disprezzo! Guarda! Non la voglio mai più vedere. Non è più niente per me, niente! Non la conosco. Se ne vada! Se ne vada! Se ne vada! Apparivano in tutte le pagine. Marimò aveva ignorato soltanto me. Ignorato? No. Non era possibile. Elena ha modificato il manoscritto. È stata lei. È stata lei che ha cancellato il mio nome. Dopo tanti anni, mi odia ancora. Della bar? Che aspetti? Mi dispiace, ma non posso proprio accontentarla. Non conosco la signora Marimò. Non so nemmeno se è ancora viva. Invece della signora Marimò, chi ha pubblicato il libro di suo marito? Io ho sempre trattato con sua figlia. Sua figlia? La signorina Monica Marimò. È lei che mi ha portato il manoscritto e che ha curato la correzione delle bozze. Ignoravo che avesse una figlia. Potrei avere l'indirizzo?
Ben volentieri. Sarà certamente molto felice di sentir parlare di suo padre. Sì, mamma. Un pane, un litro di latte, un libro per le spese, due yogurt. Ho sbagliato porta, senza dubbio. Cerco la signorina Monica a Marimù. Oh, non si è sbagliato affatto. Entri. È lei, signorina Marimù? Oh! Monica non è ancora rientrata. Io sono una sua amica. Noi lavoriamo insieme all'UNESCO. E allora divide il suo appartamento con me. Vuole ballare con noi? No, grazie. Forse lei non sa oppure non vuole. Tutte e due. Allora gradisco almeno un drink in attesa di Monica. No, grazie, ritornerò. Oh. La signorina Marimon. La rivista di educazione nazionale? Per favore, redattore capo. Come mai Mirella ha dimenticato di tagliare un articolo del giornale di Bombay? Ho rimproverato il corrispondente mentre era colpa sua. Pronto? Pronto, signor Vidal. Qui la signorina Marimon, dell'UNESCO. Sì, le telefono per informarla che la data di riunione dell'UNESCO e del BIE è fissata per il 6 luglio a Ginevra, come di consueto. Sì, le posso mandare la documentazione. Allora intesi. Arrivederla. Quanto tempo durerà la riunione? Una settimana. Ah. Pronto? Sì, la conferenza è stasera, alle 6:30. Senta, vorrei sapere se verrà anche il ministro. Oh, me lo faccia sapere al più presto. Sì, farò riservare anche un magnetofono. Arrivederci. Hello! C'è quello di ieri sera. Io mi scuso, signore. La mia amica mi informa solo ora che lei è venuta a cercarmi ieri sera. Signorina, sono un compagno d'armi di Camilla Marimon. Un compagno di mio padre. Ho sempre sperato di trovare qualcuno che avesse conosciuto mio padre nell'ultimo periodo della sua vita. Attenda un momento, prego. È per lei, signorina. Pronto? Pronto, sì, signore. Sì, abbiamo il resoconto tradotto in inglese, spagnolo e arabo. Lei ne vuole uno in italiano? È possibile, ma per domattina. Bene, intesi. Pronto? Ah, sì. Sì, va bene, vengo subito. Sono addolorata. Posso aspettare? Vuole che ci troviamo giù alla mensa fra un'ora e mezza? D'accordo. Grazie, a presto. Eravamo superstiziosi. Credevamo che il fatto di essere sempre in quattro ci proteggesse. E per questo accoglimmo Marimon senza troppo entusiasmo. E quale fu la sua reazione? Oh, l'ha presa molto bene. Non disse niente. Ma giorno per giorno si guadagnava la nostra stima col suo comportamento, la sua discrezione. Era sempre volontario nelle missioni pericolose. Come se volesse scusarsi di esserci stato imposto. Se ho ben capito, l'avevate messo in quarantena. In guerra come a scuola non piacciono i nuovi venuti. La vita al fronte deve essere stata dura per lui. Ho spesso pensato che se fosse tornato dalla guerra non sarebbe stato più lo stesso uomo. Sono contenta di aver sentito parlare di mio padre. Marimon non si confidava con nessuno, ma con me parlava molto volentieri. Non mi disse però che aveva una figlia. Oh, io nacqui vari mesi dopo la morte di mio padre, nel marzo 1919. Quando morì c'era lei? No. Ma ho saputo che non ha sofferto. Una raffica di mitragliatrice. Hello? Hello? Monica, il direttore ha terminato il discorso che pronuncerà a Roma e vuole che si traduca subito, subito, prima che prenda aereo per Londra. Io ho cominciato, ma mio Italian... Così, così. Bene, vengo subito. Ah, oh, è sempre lo stesso qui.
La prossima volta ci troveremo altrove. Quando vorrà. Resterò a Parigi ancora qualche giorno. Bene. Non la noia parlare di quei tempi? No. Ascensore? Mi scusi, volevo sapere, non abbiamo parlato che di Marimont. Spero che sua madre viva ancora. Mamma, oh sì, arrivederci. Arrivederci. Avanti. È inammissibile, cos'è questo? La traduzione inglese delle sue critiche al rapporto Lenoble. E l'ha chiamata una traduzione? Ma... ci sono degli errori che ne travisano addirittura il senso. Il traduttore al quale ho affidato il lavoro è laureato in inglese. Quando è così lo ritradurrò da me. Mi dica, ritrovandosi a Parigi dopo tanti anni, dovrà sentirsi un po' spaesato. Sì, un po', infatti. E forse si annoierà. Non mi annoia mai. Io sono incaricato di accompagnare i dipendenti della compagnia quando vengono a Parigi. Lei entra in questa categoria e se lei vuole noi potremo una sera... Non mi interessa. Cerca il signor Thierry. Sì. Sono molto cambiato dal 1918. Ah, il signor Tagliandier. Entri, prego, entri. Che sorpresa. Questa proprio non me l'aspettavo. È passato del tempo, eh? Sì. La vittoria, un'altra guerra, un'altra vittoria. Ah, sì, certo, le vittorie non ci sono mancate. Ma la mia povera moglie è morta. L'ho perduta 2 mesi dopo l'armistizio. Non si rimise più da quando seppi che il piccolo non tornava più. E come sta la signora Tagliandier? Ravin, chi è? Non è per farti dei rimproveri, ma l'ultima volta che mi hai scritto è stato nel 1900. Certo che non ti fecero un favore quando ti sballarono in Romania dopo l'armistizio. Quando fui smobilitato mi fu offerta una sistemazione a Bucarest, nei petroli. E l'anno seguente andai ancora più lontano, nel Golfo Persico, sempre per il petrolio. Senti un po'. È tutto come prima qui. Soltanto noi siamo cambiati. Avanti, entra, entra. E i compagni? Galdou, Le Flon. Galdou. Ha perduto un braccio. Per un coltivatore è un bel guaio. Le Flon invece ha aperto un garage. A Levallois. Si è fatto vivo 2 o 3 volte. Poi sai come succede.
Quando si era lassù, si credeva di star vicini per tutto il tempo. Poi si ritorna e la vita ci divide. Già, la vita. Tieni. Grazie, grazie. Siediti. Che sensazione grata rivederti. Oh. Dimmi un po'. Hai letto il libro di Marimont? Sì. Che ne pensi? Riconosco una volta di più che era una persona per bene. Ah. Io? Io non l'ho mai digerito troppo. E oggi, forse ancora meno. Gli hai salvato la vita, sei stato ferito per causa sua e non parla di te. Avrei preferito che avesse ignorato anche noi se non doveva parlare di te. Non bisogna giudicare troppo presto. Troppo presto? Ti racconterò tutto. È una vecchia e lunga storia. Lo riconosco. Sono stato colpevole. Avrei dovuto dire la verità a Elena quando seppi il suo nome. Certo, non ti sei comportato da... Ma nessuno ha obbligato la signora a pubblicare i ricordi di suo marito. Poi con che diritto ha alterato gli scritti di un morto? Ha soppresso il tuo nome e ciò è scorretto. Oh, questo è un dettaglio. Ma il più terribile è che mi serba sempre rancore, malgrado il tempo trascorso. L'ami ancora? Ci sono dei giorni in cui il ricordo mi fa ancora male. E poi qui. Vi siete amati. In questa casa. Credevo, figurati, che tu avessi sue notizie. Non l'ho mai vista. Perché non vai a trovare l'editore? Non la conosce. È la figlia che si è incaricata della pubblicazione del diario di Marimont. Sua figlia? Monica Marimont. E tu l'hai vista? Proprio oggi. Questo è strano. Marimont non mi aveva mai parlato di sua figlia. È nata dopo la sua morte. 8 mesi dopo. Ma Marimont non ebbe mai un permesso. Quando penso a tutti questi anni passati in solitudine, forse è più bello scoprire che non sono più così solo. Le hai detto niente? Oh, certo non ne sarei stato capace. Tutto girava intorno a me. E temevo di piangere come un imbecille. Io credo che tu non abbia il diritto di dirle la verità. Devo ritrovare Elena. Solo Monica può dirmi dov'è. Oh, scusi tanto se l'ho fatta aspettare, ma molte conferenze internazionali avranno presto inizio e noi siamo schiacciate dal lavoro. Non vorrei che per causa mia avessi sacrificato una bella serata con gli amici. Gli amici? Sono così contenta di poter riprendere la nostra conversazione, di parlare di mio padre. L'altro giorno all'UNESCO parlammo affrettatamente. Deve essere molto attaccata al suo lavoro. Oh, sì, mi piace lavorare. Complimenti. Molte ragazze considerano il loro lavoro come una corvée, come una cosa inevitabile prima del matrimonio. Ma se la mia vita cambiasse, non lascerei mai il mio lavoro. Mi consente di fare ciò che mi piace, non dipendo da nessuno.
Tengo terribilmente a questa situazione. E della vita privata cosa se ne fa? Oh, quando una donna lavora ha sempre una vita privata molto più attraente. È stata sua madre a educarla così. Ha sacrificato tutto per me. E la pena che si è data per allevarmi ha pesato sulla sua salute. Non si è più ripresa dalla morte di mio padre. Lei ha conosciuto la mamma? Sì, ebbi l'incarico di parteciparle alla morte di Marimù. Il dolore deve essere stato terribile per lei. Ho riletto ieri il diario di mio padre. Lei mi disse di essere stato il suo migliore amico al fronte. Invece non parla mai di lei. È strano. Povera mamma. È la persona più sensibile che io conosca. Osservo spesso il suo turbamento ogni volta che parla del passato. Ho proprio l'impressione che provi un senso di paura. Non parla quasi mai di mio padre. E quando io ho saputo che lei è stato suo amico, ho pensato che avrei avuto molte domande da farle e che avremmo parlato di lui per delle ore. Invece si finisce presto di parlare dei morti. Oh, non avevo più guardato l'ora. Bisogna che vada. Non conosce qualcuno che possa lavorare per me per qualche giorno? Qualcuno che sappia bene l'inglese e l'italiano? Ci sarebbe da tradurre un rapporto sul petrolio, un lavoro importante. No, non saprei proprio chi indicarle. Peccato. Sono spiacente di non poterle essere utile. A meno che... A meno che? Lei non voglia incaricare me di questa traduzione. Qualche volta faccio di questi lavori. Non potevo trovare di meglio. Hai accettato questa traduzione? Perché non si trova ogni giorno un rapporto da tradurre per 100.000 franchi? 100.000 franchi? Non ci vedi un altro scopo sotto sotto? Oh no, io vedo soltanto che sono i benvenuti perché li posso mandare alla mamma. Questo toy è... Ha una bella posizione. Quanto guadagna? Oh, mia cara Betty, ci sono evidentemente delle cose che non vediamo allo stesso modo. Ah, voi francesi siete troppo sentimentali. Questo è male. Ehi, groom, accompagna la signorina nel salone. Grazie. Vuole che saliamo nel mio appartamento? Penso che lavoreremo meglio. Come vuole. Ecco la sua traduzione. Grazie. No, preferirei che la leggesse subito per sapere se sono riuscita ad accontentarla. Oh, ma non ho il minimo dubbio. Anzi, le do subito la seconda parte. Lo sa che mi sono istruita traducendo? Il suo rapporto è davvero appassionante. Nessun giornale mi avrebbe informata di più. Potrei raccontarle cose che nessun giornale dirà mai. Avanti. Sicuro che... Lo credevo un po' più psicologo, più delicato anche. Peccato. Lei era riuscito a mettermi in confidenza, a farmi parlare di me per la prima volta. Cominciavo a credere nell'amicizia, ma mi sono sbagliata. Il signore preferisce attendere o vuole che prepari subito lo champagne? Lasci, chiamerò io. Ho accettato un lavoro, non un pretesto. Se si aspetta qualche altra cosa da me, ha sbagliato. In questo caso è meglio che si cerchi un'altra segretaria. Lei non deve dubitare della mia amicizia. Ho vissuto tanto tempo lontano dal mondo civile che ho perso l'abitudine alla civiltà. E se ho commesso un errore,
una leggerezza, una sconvenienza se preferisce. La prego di perdonarmi. Sono spiacente quanto lei, ma il suo gesto ha guastato tutto. Le telefonerò domani perché mandi a ritirare il lavoro. Sì, ma ballo così male. Oh, ma che cosa importa? Lo sai che stavo in pensiero perché avevo paura che lei non venisse stasera. Ho sempre sentito parlare di lei, la volevo conoscere. Era come la roba fenice. Si deve sentire così solo a Parigi. Venga a trovarci a casa. Ieri sera c'era un'amichetta deliziosa. Ha divorziato da poco. È al suo terzo divorzio. Volevo che la conoscesse, ma sfortunatamente stasera non poteva. Sono sempre stato contrario al divorzio e quindi non mi piacciono certe occasioni. Oh, si vede subito che lei è un uomo fedele. La prego. Guardi, guardi, arriva Stuart Walton Case. Uno scrittore eccezionale. Il re dei libri gialli. Ha letto il suo ultimo? L'uccisore è in soffitta e i corvi mangiano la vittima. Un talentaccio davvero originale. Hello, Stuart. Salve, ragione. È mio amico. Molto americano. Ma è nato ed ha vissuto in questo quartiere. Si chiama Pietro Leroux. Solo che ai nostri giorni, se non si prende un nome dello stile americano, il pubblico non ha bocca. Ai miei tempi succedeva il contrario. Come sono in ritardo. Lascio tutto così. Sistemerò quando torno. D'accordo. Ciao. Oddio mio, vengono già a prendere il lavoro e non l'ho finito per colpa tua. Oh, vado io ad aprire. Oh, buonasera. Monica, è per te! Ah, sì, un momento e ho finito. Credevo che mandasse qualcuno a ritirarlo. Ho preferito venire io stesso. Sono rimasto molto male per il malinteso dell'altro giorno e volevo spiegarle... Non ne parliamo più. Oh, mi scusi se la ricevo in questo disordine. Solo un istante e ho finito. Sono rimasto così scontento di me dopo quanto è accaduto. E soprattutto così solo. Non mi ero mai sentito tanto solo. Ma avrà certo ritrovato degli amici a Parigi. Non ne ho mai avuti. Nemmeno i compagni di guerra? Troppo tempo è passato. Non abbiamo in comune che dei ricordi. Finiscono subito e non c'è più niente da dire. E allora ci si accorge che si è molto cambiati. Se la sua compagnia non avesse richiesto la sua presenza qui, quanto tempo sarebbe rimasto senza rivedere la Francia? Oh, non saprei. È una domanda che non mi facevo da molto tempo. Ma lo sa che la seconda parte della sua relazione mi ha interessata molto più della prima? Le dirò che se tutto ciò che lei ha scritto è vero, io ho paura che la pace attuale non durerà molti anni. Ah, ma sa... Gli avvenimenti non si verificano per dar ragione a quelli che redigono delle relazioni più o meno confidenziali. Ma lei è un esperto. Quando si tratta della pace o della guerra, non si ascolta mai la voce degli esperti. Sono contento perché mi pare che lei sia meno brusca con me. E glielo proverò. È tardi e se lei non ha ancora mangiato, sarei molto felice di dividere la mia cena con lei. Le dirò che sono lieta di invitarla. Lei è sicura di sé come davanti alla macchina da scrivere? Oh, deve lavorare anche lei, sa. Apparecchi la tavola. Vuole rispondere, per favore?
Pronto? Sì, pronto. La signorina Marimont. Sì, un istante. È per lei, la chiamano dalla Svizzera, da Villar. Grazie. Pronto? Sì, mamma? Buonasera, come stai, cara? Davvero? Ti senti molto meglio? Oh, ma anch'io sto bene, sai. Ho chiesto di essere inviata a Ginevra per la prossima conferenza. E se accettano, partirò sabato e passerò tutta la domenica con te. Sì? Che c'è? Sì, perché? Pronto? Pronto? Non si sentiva più niente. Ma sì, mamma, vedrai che verrò da te appena possibile. Te lo prometto. Tanti baci. Ah, mia madre è terribile. Vorrebbe che andassi da lei tutte le settimane. Avanti. Ecco la relazione. Traduzione ottima, perché non è opera del personale della compagnia. Avrò bisogno di lei dopodomani perché esponga le sue conclusioni ai rappresentanti delle società inglesi e olandesi. Non è possibile perché parto oggi. Preferirei che rimandasse la partenza. Dolente, ma non posso farle questo piacere. Credevo che le sorti dell'azienda le stessero più a cuore. Le ricordo che lavoro per la compagnia da 27 anni, dedicandole tutte le mie energie. Oggi è la prima volta dopo 27 anni che la mia vita privata prevale su quella della società. Penso che le sue ragioni siano molto serie. E quindi le chiedo di redigere, prima di partire, un chiaro memoriale che mi permetta di rispondere alle eccezioni dei miei interlocutori. Senz'altro. Ecco qui i nomi dei membri delle varie delegazioni che parteciperanno alla riunione di Ginevra del 6 luglio. Possiamo conoscere le direttive per la riunione? No, ma avrete fra qualche minuto l'elenco di tutti gli argomenti che saranno trattati. E del resto, sapete, ci sarò anch'io a Ginevra. Allora cambia tutto. Io devo prendere le mie vacanze. E quasi quasi penserei di passarle in Svizzera. Non vedo proprio la ragione di cambiare il programma che lei aveva già fatto. Mi scusi. Ho un gran favore da chiederle. Parto oggi per la Svizzera e devo scrivere. E devo scrivere un rapporto. Potrebbe tradurlo e mandarlo alla mia compagnia in mia assenza? Oh, sono desolata, ma non posso farlo. Sono riuscita a farmi mandare a Ginevra per la conferenza e ho dei lavori da terminare prima di partire. E fra i suoi colleghi? Siamo in pieno periodo di ferie, il personale è rimasto e molto occupato. Ho un'idea. Ho terrore delle tue idee. Oh, questa formidabile, ascoltatemi. Come viaggia lei? In macchina. Oh, me lo immaginavo. Ti aiuterò stasera. E il signor Tagliandini ci porta con sé tutti e due. Ma Betty, tu sei completamente pazza. Ma non è vero. Noi rendiamo servizio a questo signore e lui ce ne rende uno in cambio. Il ragionamento della signorina mi sembra molto saggio. Se posso esservi utile. Sarà molto più divertente che partire con treno. Ma... Beh, non voglio trattenerla oltre. Lei non è venuta in Svizzera per perdere del tempo in una stazione. Vorrei dirle tutta la mia riconoscenza. Ma no, la prego. Immagino che lei già sarà partito per il suo Golfo Persico e i suoi petroli quando io sarò di ritorno a Parigi. Può darsi, infatti. Ma da che ho rivisto l'Europa, il mio esilio mi pare più duro a sopportare. Sono stata tanto contenta di averla conosciuta. Rimpiango questa amicizia così breve. Arrivederci. Arrivederci.
sempre dritto. Ah, grazie. Grazie. Pensavo che non osasse mai, e invece è ritornato. Sarei venuto anche prima se una sola delle mie lettere avesse avuto risposta. Le sue lettere? In 27 anni non ho rinunciato alla speranza. Non ne ho letta nessuna delle sue lettere. Le stracciavo senza aprirle. Perché rifiutare di leggermi, di ascoltarmi? E mi domanda perché. Come può dimenticare quel suo silenzio odioso, senza scuse? Mi parla delle sue lettere. Questa. La riconosce? L'ho riletta spesso. E mi dispensava dal leggere le sue. Non capisco bene. Sapeva che lui era morto quando le dissi il nome. Lei ha creduto questo? Quando mi disse di essere la moglie di Marimont, ignoravo che fosse morto. Questa lettera la trovai in casa di mio zio. E venni subito da lei. Non lo credo. Oggi non ha più il diritto di non credermi. Le avevo detto che invece era posto solo per i sentimenti integri, estremi. Da una estremità è passata all'altra, ingiustamente. Ah, ho capito il suo dolore per la sciagura, ma credevo... Invece non è cambiata. Continua a odiarmi. E quest'odio la cieca e la fa ingiusta. L'ha spinta a eliminare il mio nome dal libro di Marimont. Mio marito parlava di lei nel libro come del suo migliore amico di guerra. Lasciarcelo era come confermare nei suoi confronti il più odioso inganno. Non ne aveva il diritto. Il diritto. Immagini lei quello che ho sofferto. E quello che ho ancora più sofferto quando mi sono accorta che attendevo una creatura dall'uomo che disprezzavo e del quale volevo cancellare anche il ricordo. Ho creduto di diventare pazza. Non sapevo più dove cercarla. Finalmente ho trovato Monica. Monica? Cosa le ha detto? Nulla, lei sola deve parlarle. Non ho capito. Le chiedo di dire tutta la verità a Monica. Non posso farlo. Crede che così sia felice? Lei soffre della sua solitudine. Non si è sposata. Non è un po' per causa sua? Non intervenga nella nostra vita privata. Mia figlia si è fatta da sé. E continuerà meglio se lei la lascerà in pace. Questo non è che egoismo, puro egoismo. Che non la importi di me, posso capirlo. Ma che non si preoccupi di lei, no. Tutto ciò che noi avremmo potuto creare, lei l'ha distrutto. E la speranza che ho da quando ho conosciuto Monica vuole anche distruggerla. La sua esistenza mi ha sconvolto.
Noi insieme potremmo farla più felice. Io sono solo nella vita e ho lavorato come un bruto. Che almeno tanti anni di lavoro possano servire a qualche cosa. Ma Monica è mia figlia! Non è più sua figlia! Appartiene solo a me! Io l'ho allevata da sola! E continuerà da sola! Il suo unico sentimento è l'egoismo. L'egoismo. Elena, non ho amato nessun'altra donna. Mi sono sforzata di dimenticare. E le è riuscito? Le è riuscito a dimenticare quello che abbiamo vissuto insieme? Anche se non avessi potuto. Le nostre vite si sono fatte la loro strada. Troppi anni sono passati. Non è più possibile, dopo tanto tempo, ricominciare. Non sarebbe possibile se non avessimo nulla che ci riavvicinasse per unirci di nuovo. Ma noi abbiamo Monica. Elena, crede che io l'abbia amata? Se mi avesse amata, oggi sarebbe la più grande occasione per darmene la prova. Dimentichi Monica. E rinunci per me a sua figlia. Se ne vada. Riparta senza distruggere nulla. Questo le chiedo. Ma cosa teme che io possa distruggere? Tutto. Ho paura. Sì. Non di vedere una parte del suo affetto andare a lei, ma di perdere Monica per sempre. Mi disprezzerebbe. Io non conterei più per lei. Ma io conosco Monica. Ha delle reazioni diverse dalle sue. Si sbaglia credendo che la disprezzi quando saprà la verità. No, io non voglio correre il rischio di perderla. Monica le vuole bene. E sa che il primo dovere di chi ama è di comprendere. Elena. Elena, io la supplico. Le dica chi sono io, chi è lei. No, non posso. Ma lei è sempre la stessa. Non voglio perdere Monica. Lei non ha capito niente. Non vuole capire niente. È vero. Qualunque cosa lei mi dica è inutile. Non ha ragione, Elena. Non lo domando se ho ragione. Non voglio perdere mia figlia. Monica sta arrivando. Non rimanga ancora. Bisogna che non lo trovi qui. Vada via, per pietà. Vada via. Mamma.
poi pianto. È passato tutto. Ma tu hai pianto. Che cosa è successo? Monica. Monica, dimmi che mi vuoi bene. Che me ne vorrai sempre, qualunque cosa succeda. Oh, mamma, e hai bisogno che te lo dica. Ti amo più di ogni altra cosa al mondo. Non ne posso più. Bisogna che ti parli. Preferisco essere ancora io a dirti la verità. Sai tutto. Tu, che sei nemica della simulazione e della menzogna. Come hai dovuto soffrire? E che forza hai avuto per tacere così a lungo? Non è niente. Per te avrei fatto anche di più, se necessario. Oh, non devi più essere triste, mammina. Vedrai presto come tutto sarà diverso. Avevo talmente paura. Monica, mi vuoi bene, vero? Ma come hai potuto credere che t'avrei amata meno, sapendo un giorno la verità? Ma a lui, che cosa gli hai detto? Ormai non tornerà più. L'hai mandato via per sempre, ma non dovevi farlo. Bisogna chiamarlo, dirgli che tutto può ricominciare. Tu non puoi continuare a vivere un'esistenza da reclusa e a ripiegare così su te stessa. Devi evadere dal tuo passato, respirare. Vivere, mamma, vivere. È troppo tardi. No, non dire così. Tu invece sei giovane ancora e la vita che hai dinanzi a te vale la pena di essere vissuta. Tu parli come lui, ciò mi fa male. Taci. Io rifiuto l'idea di vederti rinunziare a tutte le gioie dell'esistenza. Sono tanto stanca, Monica. Dopo quello che mi hai detto, tutto si è complicato. Non so che dire, che cosa fare. Ma tu hai bisogno di riposo, di silenzio. Domani vedrai, tutto sembrerà più chiaro. Ha visto per caso un signore sui 50 anni con una macchina americana? Sì, mi ha chiesto la strada per la frontiera. Da molto tempo? No, saranno 7-8 minuti. Grazie. Alla frontiera, presto!